comunque alla fine me l'è stato regalato, poi chiudo con questa, da Amazon me l'ha regalato il libro, anzi il manga di Lovecraft. Io volevo un libro, però i giapponesi hanno fatto sto manga che mi arriva da casa, non mi hanno voluto far leggere Lovecraft, però me l'hanno, quando io ho scritto Amazon e gli ho detto quanto valuti il servizio, Aspettate, scusate. Sì, vai, vai. ho detto 10 stelle valuto il servizio, questo libro ti è stato regalato, rimborso, non devi fare reso. Vabbè, grazie. Michele. Niente. Michele. Che manga ti sei preso, scusa? Nessuno, in realtà volevo leggermi Lovecraft e invece mi hanno mandato il manga di Lovecraft perché quando ho scritto Lovecraft su Amazon il primo Ah, risultato ok, non avevo era il compreso. manga. Quindi diciamo che non si è arrivati manco arrivo a Lovecraft perché finché c'è sta Luca che gli dice no, io voglio il libro. Mi pare giusto. Ma te lo mandano il libro? No. Ma il libro me lo vado a comprare io, però mi hanno rimandato i soldi e mi hanno regalato il manga che non volevo. Perché non gli conviene nemmeno riaverlo indietro, che non sanno a chi Eh dargli. sì, sicuramente sarà quello. Va bene. Allora, ragazzi, oggi parliamo di roba importante. Un attimo che appunto devo trovare le cose importanti da dire. Tac, tac. Parliamo di complessità? Di Anche? complessità? Ma forse, Stamattina un non lo po'. so. Eh? Non lo Ok. so. Allora, l'altra volta avevamo cominciato a parlare di programmazione, no? E avevamo cominciato a vedere appunto quali erano le problematiche della programmazione, cioè perché esistono i linguaggi di programmazione, perché, a cosa servono, eccetera, eccetera. E abbiamo subito visto che una delle proprietà fondamentali della programmazione è la riduzione della complessità. Cioè, cioè siccome i computer possono fare moltissime operazioni in poco tempo, eccetera, eccetera, la gestione di queste operazioni e il controllo è estremamente, diciamo, complicato più che complesso, nel senso che il numero di operazioni e la quantità è molto difficile da gestire umanamente. Incidentalmente, questa è una trovata successiva, ma adesso si sta cominciando a capire come funziona il cervello umano, e il cervello umano funziona in maniera radicalmente diversa da un computer. Il cervello umano è un riconoscitore di pattern ed è una macchina fortemente parallela, no? Mentre invece un computer è, almeno nella sua primordialità, è una macchina sostanzialmente monotask, che esegue una cosa alla volta, e soprattutto non è brava nel riconoscimento di pattern, nel senso che per far diventare un computer un riconoscitore di pattern, sapete bene che è molto complicato. E tutte le cose che a noi ci sembrano assolutamente naturali dal punto di vista umano, come vedere o ascoltare, sono praticamente di una complessità inarrivabile con un computer. Ora, per cui, per tornare ai linguaggi, i linguaggi sono stati, l'evoluzione del linguaggio dei linguaggi è avvenuta per cercare sempre, sempre in continuazione di ridurre la complessità. Allora, l'altra volta abbiamo visto come la prima riduzione della complessità è stata di inventare i linguaggi cosiddetti strutturati, cioè la programmazione strutturata, ed è quando si parla di programmazione strutturata si parla di
di strutturazione in funzioni, cioè ci sono delle funzioni che vengono identificate, che si ripetono sempre uguali, per esempio la stampa sullo schermo o il raccogliere i dati da una tastiera, eccetera, eccetera, e queste vengono codificate in un posto solo in un programma e vengono costantemente richiamate, cioè l'abilità di richiamare sempre le stesse funzioni le rende, diminuisce la complessità, perché voi capite che se una funzione è solo in un punto del programma e questa funzione per un qualche caso ha dei difetti, ha dei problemi, naturalmente il programma è difettato, ma si sa dove andare a cercare il difetto, perché si trova in una certa zona circoscritta. Ora, questa cosa qua ha dato vita a un'altra cosa, al fatto che ha dato vita a quello che si chiama la riutilizzabilità del codice. Per stampare sullo schermo o per leggere la tastiera lo devono fare tutti i programmi, no? Quindi non c'è bisogno di riscriversi ogni volta il modo di scrivere di scrivere sullo schermo o leggere i tasti della tastiera. Si usa una funzione, cosiddetta una funzione di libreria, no? Perché esistono delle librerie che sono preconfezionate, no? Esistono dai tempi dei tempi. La libreria C ha adesso 50 anni, ok? Fa sempre le stesse cose da 50 anni, cioè d'altra parte quelle sono le cose da fare. E se uno generalmente sono quelle che vengono fatte, la libreria C non è gigantesca, ma è grossa, c'è un sacco di funzioni. Ma per esempio, il linguaggio C è stato il primo a determinare la necessità di mettere il più possibile della funzionalità del codice in librerie, invece che includere nelle capacità del linguaggio. Vi faccio un esempio. L'altra volta abbiamo fatto un po' di così di piccola programmazione, abbiamo visto la funzione printf e la funzione rand, ok? La funzione printf, appunto, esiste da 50 anni, funziona in un certo modo, è piuttosto complicata, ma non fa parte del linguaggio C. Tant'è vero che boh, tutti i linguaggi che sono venuti dopo hanno detto: figa la funzione printf di C, la voglio pure io, ce l'hanno tutti. Ok? Questa capacità è diventata un fatto fondamentale. Ora, quindi, cioè per fare un attimo la storia della questione, il C è stato quello che ha determinato la necessità delle librerie. E per esempio, il C è stato il primo linguaggio che ha le funzioni matematiche separate dalle funzioni, diciamo, standard del C. Tutta la parte matematica, cioè la parte di calcolo trigonometrico, eccetera, eccetera, sono tenute separate. In più, tutte le funzioni, per esempio, legate all'algebra lineare, l'inscala, questa roba qua, sono un'altra libreria ancora. Le funzioni legate alle interfacce grafiche, altra libreria ancora, e così via, no? Sono tutte librerie. Allora, all'inizio le librerie C erano linkate staticamente. Allora, vi faccio un attimo un disegnino di come funziona la compilazione C, che è importante perché tutte quante poi hanno ricopiato questa cosa. Vi faccio il disegnino. Attenzione.
vedere questa, eccola. Ok, allora, allora diciamo che i file C, e questa è una cosa che è ricopiata in tutti i linguaggi, quindi lo ritroverete, praticamente circoscrivono, ma perché? Circoscrivono il codice in piccoli file. C'era un mio amico programmatore che girava con un blocchettino, cercava sempre nelle cartolerie un blocchettino di una dimensione particolare, perché se le scriveva a mano e se stavano dentro il blocchettino andavano bene, se no non andavano bene. Per esempio, se noi vogliamo fare, non lo so, una qualsiasi cosa, scriviamo un file di codice che si chiama a.c, e questo è codice sorgente, no? Poi abbiamo un altro file che si chiama b.c e così via. Delle volte i programmi hanno milioni di file, ma proprio milioni. Per esempio, se andate a vedere un po' di codice in giro, vedrete che di solito sono molto. E per esempio il comando make di cui abbiamo parlato serviva appunto a gestire questa quantità di file. Poi, oltre a queste cose qua, esiste quello che si chiama una libreria. E la libreria sono tante tante funzioni che sono tutte riunite in una sola. No? Allora qua c'è. Tra quelle che abbiamo visto, qua c'è printf, qua c'è rand, poi c'è, che ne so, strlen, tutte le funzioni standard. Poi ci possono essere anche altre librerie, per esempio la libreria matematica. Allora, questa qua in C, questa libreria qua si chiama libc. Poi ce n'è un'altra che si chiama libm, ok? E che ha tutte le funzioni matematiche. Ok, allora, quando si compila, allora voi generalmente quello che fate è questo. La riga di comando è, faccio il dollaro per il prompt, è cc, qua mettete l'opzione meno o per AB, no? Questo programma si chiama AB e compila A.C e B.C, ok? Questo comando qua in realtà è quello che si chiama un wrapper, cioè un incartamento, no? Questo chiama tanti sottoprogrammi. Allora, quali sono i sottoprogrammi che chiama? Lui chiama un preprocessore C, che è quello che gestisce tutti gli include, i define e queste cose, che si chiama CPP, che poi si confonderà in futuro con C++, va bene, insomma, lasciamo perdere. A sua volta, una volta passato CPP, questo chiama CC1, che è il programma che fa il primo passo. Poi, in generale, c'è un altro programma che fa un secondo passo che prepara l'output, l'ottimizzazione, diciamo. Adesso questo assume vari nomi, chiamiamolo ottimizzazione. L'ottimizzatore. Dopodiché i file a questo punto sono questi. Qua questa cosa produce A.O e B.O. Questi non sono eseguibili. Ok? Non si possono eseguire. Per eseguirli bisogna usare un altro programma, sempre tutto nel wrapper,
che si chiama Il Linker, ok, che fa questa cosa. Il Linker collega questi due file insieme, quindi questi sono A.O e B.O. Ci collega un altro file standard che è qui e che si chiama crts0.o. Ok, allora questo viene collegato in testa. Allora mettiamo conto che qui, perché crts0 è il collegamento tra il sistema operativo che fa partire il file e la funzione main che magari sta dentro questo file, potrebbe stare in qualsiasi altra. È per questo che in C serve sempre una funzione main, altrimenti non si può linkare, non può diventare un eseguibile. Ok? Il linker fa anche un'altra operazione, quella di prendere tutte le funzioni che servono, tutte le funzioni che vengono chiamate di libreria, ossia mettiamo conto che qua viene chiamata la funzione printf, ok? Il programma non sa, cioè non, questo printf rimane undefined, ok? Nel senso che è una funzione che non esiste all'interno del programma, quindi rimane non definita. Il linker risolve le definizioni, cioè il linker chiama dalla libreria C la funzione printf e poi eventualmente chiama funzioni matematiche, eccetera, eccetera, e questo dà luogo al, come l'abbiamo chiamato? Aspetta un attimo. Abbiamo chiamato A underscore B, questo dà luogo all'eseguibile. Ok? È chiaro il processo? Sì, a grandi linee sì. A grandi linee, Giulio, cazzo. Non mi fa di Ah, parolacce. beh, sì. Ok, quando io ho l'eseguibile posso eseguirlo. Ok? Perché? Perché quando lo faccio partire, CRTS0 si connette al sistema e parte il programma. Ok? Ok. Ora, Conosci la logica dell'incapsulamento? sì, la logica è quella dell'incapsulamento e la logica dell'incapsulamento è nascondere la complessità. Ok? Perché non è meglio levarla dagli occhi, è più gestibile. Ok, adesso guardiamo come è fatto dentro questo eseguibile. Questo è simbolico, non è fatto veramente così, ma fate conto che sia fatto così. Questo è quello che si chiama link statico. Ok? Ok, adesso se guardiamo come è fatto questo programma occuperà dello spazio disco, perché questo è un file eseguibile che viene salvato sul disco. Allora, questo file che cosa c'ha? C'ha e questo è già uno spazio molto ottimizzato. Però c'ha tutto quello che c'è in A.O. Vabbè, scusatemi, c'è effettivamente un'altra parte, c'è il CRTS0. Ok. Punto O, poi c'è A.O, poi c'è B.O, poi c'è printf. Poi c'è tutte le funzioni che abbiamo chiamato, rand,
eccetera. Ok? Queste sono linkate staticamente, il che vuol dire che ce n'è una copia. Ok? Cioè una copia di printf è inclusa anche in questo file. Ok? Questa cosa qua è andata bene fino agli anni, agli anni 90. Ok? E gli anni 90 hanno cominciato a rendersi conto di una cosa. Dice, ma se noi compiliamo tutto staticamente, quante copie di printf saranno in giro? Quante copie di RAND staranno in giro? Eccetera, eccetera. Capite? Allora hanno detto, ma non vale la pena di fare così. Vale la pena che questa roba viene linkata dinamicamente nel momento in cui si esegue, cioè vale la pena che l'unica cosa che si salvi, che si salva sul disco è questa, no? E che qui ci siano qui ci siano dei riferimenti che rimangono irrisolti, no? Per esempio printf, e che questa cosa venga risolta proprio dal CRTS0 nel momento in cui si fa eseguire il programma. Ok? Vi racconto tutte queste cose perché questa roba qua poi varrà per tutti i linguaggi successivi. Cioè, allora, che cosa hanno inventato? Hanno inventato il link dinamico, cioè le librerie dinamiche. Allora, tanto per capirci, le librerie statiche in C erano, sotto Unix, erano dei file.a. Le librerie invece in Windows erano .dll, su Mac era naturalmente che si mettessero d'accordo sui nomi era impensabile, mi pare .dyl o qualcosa del genere. Queste invece, il link dinamico è... Ah no, scusatemi, no, 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 sorry, no, come non detto. Queste non è così. Il punto A erano queste. Non mi ricordo come erano le librerie statiche e dinamiche sugli altri sistemi operativi. Comunque, i link dinamici invece sono le librerie dinamiche sono .so, .dll e .dyl, diciamo per. Ok, quindi il link dinamico, cioè il link è cambiato questa parte qua di CRTS0 che permette di fare il link nel momento in cui si esegue il programma, cioè sostanzialmente vengono messe in RAM le funzioni che servono a eseguire il programma, ma non sono copie sul disco, ok? Aspettate un attimo che c'è un messaggio qua, non vorrei che fosse... No. Ok. Adesso vedrete dove voglio arrivare. Quando hanno fatto questo, hanno capito anche un'altra cosa, che era possibile fare quello che si chiama... Allora, questo è link dinamico a compile time. Cioè al momento di compilare. Ok? Dopo, subito dopo è venuto, dice, ma e se noi lo facessimo a runtime il link dinamico e facendolo con una, invece di usare solo il CRTS0, mettessimo nelle funzioni della libreria standard delle funzioni
come per esempio DL Open, DL Bind, eccetera, eccetera, potremmo fare link dinamico a runtime, cioè nel momento in cui sta già girando il programma, gli si possono aggiungere e levare funzioni aggiuntive. Come si chiama? Questa è una cosa che voi conoscete benissimo, ma sotto un altro nome. Come si chiamano questi? Gli Interpreti? no. Si chiamano così. Voi non usate sempre, ho preso sto plugin, ci cioè ho fatto sto plugin, c'è cioè questo plugin. Che cosa sono i plugin? Ci siete Sono ancora? oggetti. Siete mo? Sì, appunto, abbiamo detto DLL, in realtà l'estensione DLL, quindi un nome. Eh? No, ma le DLL sono un'altra cosa, sono li librerie dinamiche a compile time. I plugin sono un'altra cosa ancora. Cioè, sono sostanzialmente delle librerie dinamiche che però si connettono col programma specifico, no? A runtime. Cioè, io mentre sta andando, che ne so, Audacity, posso aggiungere un plugin, o mentre sta andando Linux. Linux ha un sistema di moduli, no? Che aggiungono driver, levano driver, tutti questi, questa roba qua viene fatta dinamicamente, cioè viene aggiunta nel momento in cui io gli chiedo di farlo. Capite? Attraverso queste funzioni qua, DL Open e DL Bind, qua ho scritto male. Ora, la questione però è che i plugin, siccome qui diciamo che c'è una API, l'API. Allora, l'API è la Application Programming Interface, no? Application Programming Interface. Cioè, il punto è che per poter usare un plugin c'è una certa. Ci deve essere un'interfaccia prestabilita, no? Bisogna mettersi d'accordo, insomma, su come funzionano le plugin e generalmente i programmi che accettano plugin hanno una certa API definita. È per questo che esistono i VST, no? L'ADSPA, questa roba qua. Sono tutte Application Programming Interface, per cui voi volete costruire un plugin VST, vi attenete a una certa serie di regole, no? E la cosa funziona. Vedete che le cose vanno sempre in una logica di incapsulamento, cioè se voi volete costruire un pezzo di software senza caricarvi la costruzione di tutto il software. Prendiamo una cosa qualsiasi, Pure Data. Adesso quasi tutto funziona a logiche di plugin. Pure Data ha un meccanismo di pluginizzazione. Tra l'altro io ho insegnato a varie generazioni a fare plugin di Pure Data. Per cui è possibile caricare dinamicamente dei plugin. Allora, in questo caso, diciamo un minimo di terminologia, il programma che ospita il plugin si chiama il host, appunto, e il pezzo di codice si chiama plugin, no? Il plugin qua non ha, per esempio, non ha il main, perché il main del C sta dentro lo host, no? Ma c'ha generalmente un programma che
una funzione di attacco, ok? Dove si attacca il host. Cioè, sostanzialmente si replica lo stesso meccanismo a livello applicativo di quello che fa il sistema operativo con un'applicazione qualsiasi. Ok? È tutto chiaro? Bon, questo lo salvo e andiamo a fare altro. Ho capito come funziona la compilazione default, tra l'altro, perché lui fa questo. Beh, Faust è un po' una via di mezzo, perché in realtà Faust è piuttosto statico, tu non puoi cambiare architettura a metà strada, ok? Però diciamo che sì, Faust è più vecchia maniera, nel senso che Faust linka staticamente un'architettura al tuo codice. Capisci? Ok. Sì. No, io di nuova maniera mi riferivo a che ti il fatto che comunque l'API per esportare Beh, per solo. certo, le architetture che creano che attraverso perché allora, diciamo, Fausto può fare dei programmi standalone, ok? Può fare dei plugin. Allora, quando fa dei plugin, sostanzialmente l'architettura fa da interfaccia, no? Nel caso di Faust, diciamo che Faust, come avevamo detto, funziona così. C'è il vostro codice, no? Poi c'è, questo è il punto DSP, diciamo. Poi c'è un'architettura che gli sta tutto intorno, no? E questa è più così, no? L'architettura di Faust. E cambiando architettura si possono cambiare le API. Cioè, se per esempio questa è l'architettura VST, questa ci avrà tutta l'API per fare un plugin VST, cioè un plugin che risponde all'API di VST. Sì, Ok? esatto. Cioè, che traduce tutte le chiamate in questo facciamo che è Faust, se no poi non si capisce. Ok. Ora. Adesso l'altra cosa di cui vi volevo parlare è beh, vabbè, avevo promesso un po' l'avevo introdotto il problema di Java e di Python, per esempio, eccetera, eccetera. Vi ricordate che avevamo parlato dei bytecode compiler, no? Java, linguaggio Java per primo e poi dopo anche altri linguaggi producono un bytecode che poi deve essere interpretato a sua volta da un interprete virtuale, però il bytecode è ottimizzato e così diciamo, io posso spedire il bytecode a qualcun altro senza sapere che macchina ha, eccetera, eccetera, e sapere che questa cosa funzionerà, ok? Perché lui ha l'interprete che è fatto apposta per la particolare architettura del ricevente, ok? Python funziona, ha delle funzioni simili. In realtà, rispetto a questa cosa, nel frattempo si sono molto sviluppati linguaggi interpreti come Python, Ruby, eccetera, eccetera, che
che superano il problema, cioè una cosa che gira su Python o che gira su Ruby sulla mia macchina girerà uguale su un'altra macchina anche di un sistema diverso, eccetera, eccetera, perché viene costantemente rieseguita e riadattata per la macchina dall'interprete. In fondo potete pensare agli interpreti come delle sorte di virtual machine di Java, invece avete l'interprete Python, che è una sorta di virtual machine. Incidentalmente, è detto fra noi, fino a pochissimo tempo fa, non so perché, non mi chiedete perché, ma gli interpreti Python, Ruby, eccetera, eccetera, davano una pista alla virtual machine Java, cioè riuscivano a essere più veloci e più performanti. Adesso si direbbe che finalmente sono riusciti a farne uno buono e quindi sono, diciamo, Java sta cominciando a diventare, purtroppo ormai che, adesso che sta cominciando a diventare un linguaggio plausibile, è inesorabilmente fuori moda. Va bene. Io mi sono accorto chiedendo ai miei amici che quindi lavorano nell'ambito della programmazione che riguardo al non lavoro e alla logica dell'incapsulamento, ormai la loro programmazione aziendale è diventata una sorta di copia e incolla delle robe e basta che funziona e fanno. Alla fine più che il programmatore fai il copia e incollatore delle cose, basta sapere come funziona una volta che lo sai. Sì, questo in parte è vero, e sai, il copia e incolla è solo una brutta copia di quello che dicevamo, cioè rinchiudere tutto in librerie e riutilizzazione del codice. È una brutta copia perché il copia e incolla non, cioè, demoltiplica gli errori e non demoltiplica le cose giuste. Cioè, il problema è che, appunto, se c'è un errore in una funzione, tu la copi e la incolli da tutte le parti, ti ritrovi tutti gli errori da tutte le parti. Si campano nell'aggiustare procedimenti, cioè debug di questo Lo procedimento, so, cioè campano però voglio adesso. dire, però il problema grosso appunto è, beh, c'è anche una cosa da dire, che l'Italia ha una pessimissima educazione informatica, cioè non c'è una cultura informatica, infatti, cioè, voglio dire, siamo qui per questo, nel senso che non c'è una preparazione corretta a capire qual è il senso delle cose, perché uno dei problemi è che l'informatica, come tutte le cose, come anche la musica, come insomma, sono materie profonde, complicate, hanno delle problematiche complicate. Dicevo, cioè, la morale di questa cosa è che gli stessi problemi che può avere un ragazzo, almeno che ho avuto io e penso anche altri quando devono approcciare la musica elettronica, e scoprire che le cose non sono già fatte e non vanno accettate per così come sono, cioè così come sono, è un problema relativo anche all'informatica, al mondo informatico, ad altri mondi, oggi come oggi. Assolutamente. Beh, appunto. Penso che ormai io sto imparando a cucirmi le canottiere, perché ci sta mia nonna che fa con l'uncinetto. Ma no, seriamente però sto imparando. Bravo, se poi vuoi cucire pure le mie, ah, io non uso le canottiere, per cui devi imparare a cucire le camicie. Dopodiché, ti darò del lavoro, avrai del lavoro da fare. Bene, adesso il punto è, direi di passare perché un problema che c'è è come ci si pone davanti alla programmazione, cioè se dovete programmare un pezzo di codice, che cosa, come vi... Allora, anche questa è una cosa molto studiata e molto elaborata. Anche qui ci sono state moltissime, non so perché, ma
Ci siete? Sì. Ok, no, è che vedo, no, il mio computer si sta scaricando, non so perché, perché sta attaccato alla corrente, quindi pensavo fosse andata via la corrente. Ci sono state molte teorie, c'è un libro molto bello, il Mythical Man Month di Fred Brooks, un programmatore, il mitico uomo mese, il mese uomo, no? Quanti mesi uomo ci vogliono a fare questa cosa? E appunto si parla di come era concepita la programmazione un tempo. Adesso c'è, diciamo, ormai da una buona ventina d'anni, c'è una tecnica che sembra abbastanza consolidata, che si chiama l'agile programming. L'agile programming consiste in questo, è un ciclo di 4 step. Adesso Aripia 14, no, ce l'ho già, facciamo un'altra cosa. È un ciclo di 4 step che è riassumibile come segue. Allora, c'è uno step che è il coding, cioè la codifica. No, scusate, no, non è così. Non è questo. Un attimo, è design, cioè progetta, scrivi, verifica. Ce n'è una quarta che non mi ricordo e ritorna qua. Ok, questo è l'agile programming. Allora, questa cosa qua significa questo, che non si fa come si pensava una volta, prima si progetta tutto nei dettagli, per carità di Dio, perché se no, se ci sfugge qualcosa poi ci stanno i bug nel programma. Si è capito che questo non è il modo di fare, perché si passano anni a progettare e poi quando si arriva al coding si butta via tutto il progetto e si fa il code. Quindi le regole dell'agile programming sono che tutte queste fasi sono il più breve possibile. Fasi il più breve possibile. Si scrive il meno possibile, cioè se uno comincia da un programma deve cominciare dalla cosa più semplice possibile, no? Allora, poi quindi lo step minimo possibile, poi si fa il coding di quello step il più piccolo possibile, si fa la verifica e si torna a capo e si ingrandisce, si cambia e si ingrandisce. Ok? Questa cosa qua funziona. Cioè, ricordatevi, quando dovete fare un problema, affrontare un problema, allora si fa sempre il passo più piccolo possibile e poi si va avanti, ma si va avanti sempre design code verifica, design code verifica, e il design è parte del ciclo, non è che fate tutto il design prima, poi tutto il codice, eccetera, come si faceva una volta. Si fa questo. Adesso c'è un'aggiunta a questo che si chiama il Test Driven Development, il TDD, che fa sì che è lo stesso ciclo. Scusatemi, non sono capace di scrivere e parlare. È lo stesso ciclo, però
con le cose invertite. Diciamo che qua la questione era 1, 2 e 3. Mi sono ricordato qual è il quarto step, è modifica. Cioè, se la verifica non passa, devi modificare il codice, no? E poi redesign di nuovo, ricodifica, verifica, eccetera, eccetera. Ok, il test driven development è la stessa cosa, solo che parte da un'altra fase, parte dalla verifica. Cioè, no, scusatemi, non è nemmeno giusto. Inverte un po' di cose. Fa il design, poi fa il test, poi fa il code, poi rifà il test ancora, e poi fa le modifiche, e poi di nuovo a capo. Ok? Allora, qual è la cosa? Dice, ma che senso c'ha fare il test se non c'è il codice? Allora, ha un senso. Beh, prima di tutto, allora, quando uno fa il design, sa quello che il codice deve fare, no? Allora, bisogna pensare che questi test non sono più che tu provi l'applicazione, tu fai dei pezzi di codice che sono il test. Questi si chiamano test di regressione, ok? Ne abbiamo fatti con qualcuno di voi, abbiamo fatto test. Questi sono test automatizzati di regressione. Cioè, test che provano tutte le funzioni che devono funzionare nel vostro codice senza avercelo il Tipo del codice. PDB. No, PDB è un debugger. No, tipo i file di test che facciamo noi, test unit vari, no? Questi test servono a verificare che il codice funziona, ma hanno anche una seconda funzione, diciamo, nascosta, che servono a documentare la funzionalità. Cioè, siccome sono dei pezzi di codice che agiscono sul codice, cioè fanno dei test, per esempio, è vero che questa funzione tira fuori questo e quest'altro? Sì, no, forse. Allora, ovviamente all'inizio all'inizio i test non funzionano. Non c'è il codice, no? Il codice viene costruito per far passare i test, ok? Quindi, ok, bisogna scrivere bene anche i test, spesso e volentieri si sbagliano i test e quindi il codice non si sa bene, no, non si testa bene il codice. Allora, dopodiché, allora, questa è la fase rossa. Qua c'è semaforo rosso. Qua c'è semaforo rosso, a un certo punto della vita, qua c'è semaforo verde, qui. No? Se non c'è il semaforo rosso, si passa alla modifica, no? Fino a quando il codice non passa ed è tutto verde. Ok? Questo, allora, ora vi devo dire un'altra cosa a proposito di come si fanno le cose. Le software house che fanno questo tipo di sviluppo si contano sulla punta delle dita, ma sono quelle che producono codice che funziona. Ok? C'è anche da dire un'altra cosa, che quando beh, per esempio, quando Microsoft si è messa a utilizzare il test driven development, finalmente le cose hanno cominciato a funzionare un po' meglio. Non esageriamo, ma insomma. Il punto è che
facendo questo ciclo e testando continuamente, perché uno dei problemi della scrittura del codice è che è un problema che esiste anche nell'agile programming, o forse è anche amplificato nell'agile programming, è che se voi fate un design, diciamo, come posso dire, pezzo per pezzo, cioè senza pensarvela tutta, no? Cosa che l'agile programming promuove, perché dice è inutile pensare a tutto quanto, pensiamo alla cosa più piccola possibile che può funzionare nel tempo minore possibile, ok? È possibile che, vabbè, a un certo punto vi rendiate conto che c'è qualcosa che non è giusto, ok? E allora qui nel design c'è un processo parallelo che è il refactoring cosiddetto, che cambia tutto, no? Quando si prende un pezzo di codice e lo si modifica sostanzialmente. Senza una batteria di test è molto difficile rendersi conto che, ok, che non abbiamo sfasciato tutto, ok? Incidentalmente, questo il refactoring è uno dei motivi per cui si usa molto il git branching, no? Cioè si fa una branch separata di sviluppo in cui si fa un refactoring sostanziale, quindi ci si allontana, per esempio, questo è il branch master della vostra applicazione e voi fate un branch development, no? Nel development fate tutto il refactoring e poi dopo, quando è finito tutto il refactoring, fate il merge con master e siete a posto e avete qualcosa di completamente nuovo. Ok? No, scusate, il git, non posso parlare e scrivere git merge. Ok? Avete capito? Quindi diciamo che questo è il modo di programmare. Voi dovete sempre andare per piccoli passi e testare qualsiasi cosa. Anzi, la cosa migliore è scrivere prima il test, perché col codice vi verrà meglio, il codice vi verrà meglio perché vi è più chiaro quello che deve succedere. Il test verifica quello che deve succedere. Quindi vi è più chiaro sotto molti aspetti. Sì, è vero, mi sono reso conto all'atto pratico settimana scorsa. Con Maestro Silvi stavamo facendo un riverbero, io in Fausta ho la cattiva abitudine di provare tutto alla fine, e invece il Maestro Silvi mi ha spiegato che si mette un progress sotto ogni funzione, così uno può testare step per step compilando la funzionalità di ogni Beh, parte del poi Faust, devo dire, code. c'ha un'ottima cosa che permette di fare l'output su Octave. E quindi, no, perché allora, questo è codice normale, ok? Adesso il problema è che stai parlando di codice che fa elaborazione numerica del segnale. E fare questo tipo di test, per esempio, quando io a un certo punto dovevamo fare il Prometeo di Nono e avevo cominciato a introdurre Faust per varie cose. Poi dopo alla fine non è stato usato perché appunto l'altra cosa che bisogna dire è che questo processo qua è leggermente più lungo dell'altro e delle Sì. volte appunto ci sono delle costrizioni di tempo e però l'altro costruisce codice ma male e dopo uno ci perde il resto della vita perché il codice è costruito male, no? Mentre invece in questo modo qua viene fuori codice costruito bene. Il bello, cioè, allora, una mia idea che condivido con il maestro Silvi e di cui avevamo parlato anche a Orlalè, sarebbe interessante farlo, è fare una suite di test di regressione per Faust. Però è molto complicata questa cosa perché
in realtà va testato il codice, non tanto il codice, le funzionalità del codice, quanto quello che il codice tira fuori, no? In situazioni diverse. Incidentalmente c'è una cosa da dire, che quando compaiono dei bug all'interno di un pezzo di codice, la prima cosa che si fa è di scrivere il test che illumina il bug, cioè che lo fa uscire fuori. Uno dei più grossi problemi sono i bug che intermittenti, che ci sono in certe situazioni, in certe no, no? Perché? Perché non si capisce bene qual è il contesto nel quale i bug compaiono. Infatti è per questo che quando si parla di replica del bug, la replica del bug è un fatto fondamentale, no? Quando tu porti un problema a catena, se è giusto, cioè se io mi porto un problema a catena e io il debug mi segna come errore l'ultimo step della catena, però magari il No, ma problema. questo adesso poi parleremo degli errori perché mi sembra una cosa, cioè me lo sono segnato che è una cosa importante da farvi capire come funzionano gli errori, perché questa è un'altra. Ma un bug sporadico è un problema che compare in un qualche momento del software, no? Ma spesso lo vedete anche con le applicazioni, che ne so, entri in banca e una volta su sette succede qualcosa e non riescono a debuggarlo perché è difficilissimo intanto farlo accadere. Se un bug accade in maniera deterministica è semplicissimo da correggere, no? Appunto, ci si mette dietro un debugger, si guarda dov'è che succede e si corregge. Ma se un bug accade in certe situazioni e in altre no, bisogna capire qual è la correlazione tra gli eventi e altro. Allora, per risolvere questo tipo di problemi, esiste un'altra forma ancora di programmazione che è il cosiddetto behavior driven development, che è questo, in cui si riesce a vedete che mentre qua si testano le funzioni una per una, cioè questa c'ha vari step, questi test. Quello principale è lo unit testing, cioè voi fate un oggetto software, qualcosa, una funzione, un metodo, eccetera, eccetera, provate solo quella. Poi a un livello superiore si passa al functional testing, cioè una collezione, cioè tutto un processo, per esempio, e poi a un livello superiore ancora. Però questo diventa veramente behavior driven development, si passa a quello che si chiama l'integration test. Allora, l'integration test che cosa fa? L'integration test simula l'interazione di un utente con l'applicazione. Cioè, nell'integration test, appunto, questo si chiama behavior. Allora, nel Behavior Driven Development, che è ancora più documentatore, sostanzialmente quello che si fa è si scrive una storia. Si scrive uno storyboard, come se fosse un film, no? E per ogni, diciamo, fotogramma dello storyboard, no? Qui c'è sta l'utente che arriva, poi la prima, poi questo. Per ogni c'è un pezzo di codice che corrisponde a questo, diciamo, poi un altro pezzo di codice che corrisponde a questo, eccetera, eccetera, in cui si verifica l'interazione con l'applicazione, cioè ci sono delle cose che simulano i cristiani, sono per esempio, come si chiama? C'è
c'è un simulatore di browser web. Le cose più difficili da debuggare sono le applicazioni web. Siccome siamo pieni di applicazioni web, si sono inventati tutti i modi possibili ed immaginabili per debuggarle. Quindi Selenium, sì, cioè Selenium è un'applicazione in cui è possibile scriptare l'interazione, cioè tu entri, ti fai il login, ti risponde la macchina ti risponde giusto? Bene, allora vai avanti, clicchi su questo link, che succede? Scende la pagina? Benissimo, allora e così via. Ok? Questa cosa qua serve molto appunto nelle applicazioni web perché testano tutta la user experience all'interno di un'applicazione e quindi possono fare anche modifiche, eccetera, eccetera. Ma diciamo che per noi è relativamente poco importante per completezza ve l'ho menzionata. Ok, adesso vorrei fare un passaggio sugli errori, perché voi tutti programmate, quindi sapete benissimo che dice non funziona, che devo fare? Allora, categorizziamo gli errori. Esistono vari tipi di errori. I primi, che sono i più semplici e più banali, sono gli errori di sintassi. Ti sei dimenticato il punto e virgola, hai sbagliato il numero delle parentesi, hai sbagliato no? Per questi errori qua, leggete quello che vi dice il compilatore, perché il compilatore vi sta dicendo tutto quello che serve per correggere l'errore. Saper correggere gli errori di sintassi è assolutamente l'ABC, il primo step di saper correggere, cioè è veramente banale. Ok? Quindi dovete solo leggere, il problema è che non siamo più abituati a leggere quello che le macchine ci dicono, perché ci dicono tante di quelle cose che alla fine dice vabbè, basta, ho capito. Cioè, ho capito che non ci capisco niente, mentre invece generalmente i linguaggi sono fatti Pascal bene da questo punto di vista. Dimmi. ce l'aveva il debugger che diceva gli errori di sintassi, perché io mi ricordo che addirittura i Non è un primi anni delle. debugger, eh? Non è un debugger. Cioè, è il parser che dice, vabbè, poi faremo, se volete, facciamo pure teoria dei compilatori, di come sono fatti i compilatori. Però, voglio dire, il debugger è un'altra cosa, poi parleremo anche del debugger. Comunque, sì, non lo so, io non ho mai usato il Pascal, il PL1 ce l'aveva. Aveva gli errori di sintassi. Quello che avevano erano che erano piuttosto scuri gli errori di sintassi. Allora, gli errori di sintassi sono semplici da correggere, però dovete capire come funziona appunto la compilazione o l'interprete, come funziona un interprete. Se per esempio voi fate un errore in cui non mettete una parentesi in un linguaggio che è, diciamo, a sintassi libera, cioè potete mettere le cose su più righe, lui si accorge che non avete messo la parentesi molte righe dopo, no? Quindi facciamo un esempio di errore, così. Aspettate. Vedete? Ok, allora adesso qua scrivo una funzione, come la volete, in Python, facciamola in Python. Error.py. No, ma Python è rognoso da questo punto. Scusate, la scrivo
posso farla in varie forme. Error.rb in Ruby. Allora, per esempio, scrivo una funzione che è def fun, aperta parentesi, arg2, e poi non chiudo la parentesi, qua genero un errore. Questo genera un errore. Poi qua ci metto land, ok? Allora, quando vado a interpretare questa funzione, questo codice non fa niente chiaramente, ma quando la vado a interpretare, ecco, lui ti dice una cosa, no? Dice syntax error e lo dice alla riga 4. La riga 4 è questa, ok? In realtà l'errore è qua, no? Perché? Perché lui è andato avanti aspettandosi una chiusura di parentesi, si accorge dell'errore solo quando gli arriva l'end, perché dice no, non è possibile che mi arrivi un end, qua c'è una parentesi aperta che non è stata chiusa. Non so se questo funziona, ma forse sì. Se io la chiudo qua, la parentesi, per lui questo dovrebbe essere codice legale. Sì. Ok? Perché Ruby, al contrario di Python, Ruby è libero dal punto di vista. Questo non è scritto bene, sto codice, ma è perfettamente legale dal punto di vista sintattico. Ok? Teniamola così, così questo è l'errore. Adesso, vedete che quindi può essere delle volte imbroglione il numero di linea, no? Questo fa un errore alla riga 4, mentre l'errore si trova a due righe più in su. Adesso qua la cosa è semplice, ma se io avessi tanto codice in mezzo, magari lui se ne accorge dopo parecchio tempo che non è stata chiusa la parentesi. Ok? Rifacciamo il codice in C. Allora, in C facciamo la stessa cosa, questa chiamiamola così, int A, B, poi no, non chiudiamo la parentesi. Allora, il C però c'ha questo, che siccome c'ha l'apertura dello statement, c'ha la graffa, lui se ne accorge prima, se ne accorge alla riga sotto. Ok, quando io vado a compilare, lui se ne accorge alla riga 4 perché gli manca qualcosa prima dell'apertura. Se ne accorge qua, che è la riga subito sotto. Perché gli manca l'apertura della graffa, gli manca la chiusura della parentesi prima di aprire la graffa. Ok? Quindi anche qui il numero di riga è sbagliato, non è. Voi dovete sempre guardare quello che succede sopra quando non capite il perché. Questi sono errori banali, quindi si capisce subito. Ok? Allora, Python è un po' più rognoso perché Python si può costruire degli errori che non si vedono. Ne sappiamo qualcosa col vostro collega Gabriele, perché usava un. Se io per esempio scrivo una funzione così in Python, allora, in teoria, per esempio, lui qua vorrebbe i due punti. Se uno non ci mette i due punti, errore. Il problema è che qua,
lui vuole comunque qualcosa. Ci sono vari errori. Per esempio, io qua la posso mettere i due punti, però per esempio qua invece di mettere un tab, ne metto due. Qua ci vogliono le parentesi. Dove sta la parentesi? No, sta qua. E qua l'altra. Ok, vediamo se funziona. Non funziona. Com'è che non... cioè... No, si può fare così. Per esempio, C è uguale a, ok, e la riga sotto non funzionerà. Ok, mi dà un indentation error, no? Perché non si trovano allineati. Ora, questa è una particolarità di Python. Python è molto, fa in modo che voi scriviate bene con la calligrafia corretta, mentre Ruby e C vi permettono di scrivere come vi pare. Python si arrabbia, per esempio, se le cose sono in dettaglio. Uno dei problemi grossi è che adesso qua l'ho reso evidente l'errore, ma per esempio anche questo è un errore e questo è già meno evidente se avete un codice molto ampio, no? Anche questo genera un errore. E il problema, per esempio, il problema che ho io con Python è che spesso e volentieri queste cose non si vedono. Per esempio, se io questi sono tutti spazi e questo qui è invece un tab, allora vedete qua con VI si può vedere. No, lui me l'ha espanso perché sa che questo sarà un errore, per cui come faccio a metterglielo? Beh, ecco questo. Allora, siccome VI non me lo fa fare perché sa che è un errore, allora io sparo questo dentro sed e glielo faccio. Com'è la questione? Dove c'è il print? Dove c'è il print? Allora, qua inizio riga 1, 2, 3, 4, print, lo tramuto in un tab più il print. Ok? Dal punto di vista visivo, ok, questo adesso, ok. Facciamo che lo facciamo con 8 spazi perché questo è perché i tab hanno 8 spazi, in maniera che non lo vediate. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Questo adesso così funziona, no? Non è un errore. Python error.py, questo funziona. Però se io faccio se io al posto degli 8 spazi, 1, 2, 3, 4, ci metto un tab, dal punto di vista, vedete che dal punto di vista visivo, io non vedo niente, per me sono uguali, no? E però questa cosa genera un errore. Se io faccio il pipe, no, non lo genera, fichissimo. Allora sbaglio. Sbaglio tutto. Scusate, fatemi vedere se lui non ha risostituito di nuovo. Sì, li ha risostituiti di nuovo. Aspetta, no, perché ho fatto male. Scusatemi, è che devo mettere 8 spazi qua. 1, 2, 3 e 4. Oh, ok, adesso c'è il tab. Lo sparo dentro Python e
lui mi dà un errore. Allora, adesso dal punto di vista visivo sono identici. No, aspettate, XXX, XXX in error, punto py. Dal punto di vista visivo, se io faccio, metto i tab a 4, se voi vedete questa riga, c'è un tab all'inizio, vedete il control I è il tab, ok? Allora, vedete, questo è invisibile, è un errore invisibile, cosa che secondo me, appunto, per un linguaggio è una cosa inaccettabile, però va bene, non mi, cioè, ve lo faccio vedere soltanto perché sappiate che Python è particolarmente rognoso da questo punto di vista e questi sono errori di sintassi relativamente difficili da beccare. Bene. Questi sono gli errori più semplici. Poi ci sono gli errori che compaiono a compile time, no? Quali possono essere gli errori che compaiono a... Allora, facciamo un esempio. Ok, faccio compile time error in C. Ah, però questo, ok, questo qua lo devo cercare di compilarlo. Metto l'include giusto e faccio la funzione main, così lui, no, facciamola int main, così lui cercherà di compilarlo. E dentro uso una funzione matematica, la chiamo una funzione cos di 23. Ok? Lui non dice niente perché c'ha l'include, ma quando vado a compilarlo e lo compilo senza libreria matematica. Lo compila uguale perché ce la mette lui. Vabbè, adesso non mi viene in mente niente. Insomma, in poche parole, se voi chiamate una funzione, quella dal punto di vista sintattico, dal punto di vista sintattico, questo richiede la libreria matematica. Questo dal punto di vista sintattico è giusto, ma non se nei vecchi compilatori, se si compilava senza libreria matematica, generava un errore a compile time. Ci possono essere errori a runtime, e questo nella scala di errori possibili. Sono gli errori a runtime, cioè errori che succedono quando si fa girare il programma, ok? Non succedono né a compile, cioè la sintassi è giusta, link, tutto il processo è giusto, ma quando si fa girare il programma compaiono degli errori. Questo è particolarmente chiaro. Aspettate, perché forse c'è un modo di compilarlo senza librerie. Ho le pagine manuali, quindi niente. Per esempio, avete visto, vi ricordate la questione del link dinamico? Se io metto una funzione che rimane non definita e ci si aspetta che la cosa venga definita nel momento in cui gira il programma e però continua a non essere definita, quello è un errore a runtime. Ok? Notare, nei linguaggi di ultima generazione, poi questi li vedremo uno per uno, si fa un largo uso
di librerie dinamiche, di plugin, eccetera, eccetera, chiamandoli in un certo modo. Per esempio, in Python si chiamano moduli. I moduli sono semplicemente librerie dinamiche. Le gemme in Ruby sono semplicemente librerie dinamiche e così via. Cioè, ormai funziona un po' tutto così. Quindi gli errori a runtime succedono, sono altamente possibili. Ok? Infine c'è l'ultimo nella scala degli errori possibili, ci sono quelli più complicati. E quali sono gli errori più complicati? Sono gli errori di logica, cioè i bug, i cosiddetti bug. Che cosa sono questi errori? Non sono errori di sintassi, sono errori nella logica di programmazione. Ok? Il programma non fa quello che deve fare. Oh, e questi sono quelli che, ahimè, accadono più spesso, no? Perché quando uno diventa bravo a programmare non fa più errori di sintassi, non fa più errori a runtime, eccetera, eccetera, ma i bug rimangono sempre. Ok? E appunto i test di cui parlavo sopra sono la cosa fondamentale per riuscire a stanare questi bug. Cioè i test in realtà testano che questi bug non ci siano. Ok? Per stanare i bug ci sono ci sono i debugger. I debugger si chiamano in vari modi, in C c'è GDB, in Python c'è PDB, e in Ruby c'è Bybug, cioè ciao bug praticamente, e sono tutti, funzionano più o meno tutti nello stesso modo, permettono di fare lo scorrimento del programma a step. Okay? Questo naturalmente sempre se avete le sorgenti del programma, altrimenti non fate niente. Okay? Però facciamo una prova con Python di PDB, giusto per farvi vedere come funziona. Alcuni di voi lo sanno perché l'abbiamo abbondantemente usato. Mettiamo conto che abbiamo una funzione A che vuole un argomento e ritorna semplicemente l'argomento più 5. E poi c'è la funzione B che chiama A queste sono le definizioni delle funzioni. Questa è la funzione. Ah, ecco, già stavo facendo gli errori perché adesso sto scrivendo in Ruby, quindi mi sbaglio. E la funzione B chiama A con 25 e la mette dentro una variabile, mettiamo conto. Ok. E poi stampa la variabile, no, non c'è end, adesso qua sto scrivendo in Ruby in questo momento, mi impiccio. Dopodiché noi chiamiamo B. Ok, queste sono le definizioni della funzione e qua io la chiamo. Prima di chiamarla, chiamo dalla libreria PDB, chiamo il metodo setTrace. SetTrace non fa altro che fermare il programma a questo punto del codice. Vediamo se succede. Ok,
Io sono fermo in quel punto del codice, posso fare L che mi lista dove sono, no? E quindi a questo punto io posso entrare dentro la funzione B, lo faccio con il comando S che fa lo step, e sono dentro la funzione B. Vedete dov'è la freccia? No? Allora, qui mi trovo alla linea 8 e alla linea 8 io posso entrare dentro la funzione A. Se faccio N la salto, se faccio N vado direttamente alla riga sotto, no? Qui posso vedere posso vedere qual è il valore della variabile V, che è 30, quindi posso dire va bene, funziona. E qua faccio questa funzione che stampa, vedete che stampa 30? No, non l'ha fatto, sì, ora l'ha fatto e basta. E lui che fa? Ricomincia da capo? Vabbè. Ah no, qua ha finito. Capite? Quindi i debugger servono per fare il cosiddetto stepping delle funzioni per cercare di capire che cos'è che sta succedendo dentro il codice. Ok? Direi che a sto punto abbiamo abbastanza finito tutta questa parte qua e la prossima volta ci occuperemo finalmente di strutture dati e algoritmi. Perché gli algoritmi fondamentali, quelli proprio di base. Ok? Ok. Ci sono domande? No, tutto abbastanza chiaro per me. Un po' di strumenti in più ci sono. Ma questi sono strumenti fondamentali. Per Questa esempio, parte no. dicevi? Dico, su questa parte no, non ne ho di domande. Ah, poi io più che una domanda un po' aperta, visto che è anche un argomento che può tornarmi utile adesso nelle logiche che sto sviluppando, ma riguardo la complessità, no, stamattina parlavamo del fatto che comunque ci sono alcuni modi di strutturare la complessità che è stato interesse della programmazione, incapsulare, ridurre il ragionamento che abbiamo visto con C, più o meno il percorso che si è fatto. Ma se volessi un pochino approfondire l'argomento, ad esempio adesso per conto mio che sto facendo questi sistemi dinamici, voglio trovare delle nuove logiche o degli approfondimenti, degli spunti per trovare dei modi di usare la complessità, cioè mi taglio sul nascere nel senso che il modo giusto è questo, dal punto di vista della programmazione è inutile speculare No, su ma questo stiamo aspetto. parlando di due complessità diverse. Terzo, ok. Cioè la complessità dei sistemi complessi in matematica, questo è, cioè, In sistemi ca matematica il mio limite è che ci capisco No, abbastanza allora, poco. no, ma Qualcuno mi quello che dice. voglio dire è quello un ambito, no? I sistemi complessi, ma i sistemi caotici, eccetera, eccetera, sono sistemi di cui è impossibile, diciamo, no, non sono sistemi deterministici, ok? Si comportano, cioè, per esempio, una foglia che cade a terra, tu sai che cadrà a terra. Però come ci arriva a terra dipende dalle correnti, dipende da tutta una serie di cose. Per cui tu sai che seguirà un moto così, no? E poi alla fine cadrà a terra. Se tu vuoi modellare quel modo là, ecco, hai a che fare con un sistema complesso. Oppure un piatto che si spacca perché ci versi sopra dell'acqua calda, no? Non è mai successo. Si spacca e dov'è che si sta spaccando esattamente? Perché si spacca in quel punto lì? Ecco,
Questa è una questione da sistemi complessi, cioè sistemi che hanno una quantità di variabili molto sostenuta, che sono interrelati, no? Allora, i sistemi complessi dal punto di vista matematico hanno delle forme di modellizzazione, no? Che sono legate a tutto un ambito della matematica. Comunque, quello che ancora mi sfugge, per farla breve, è che mi chiedo come si arriva da questi modelli che abbiamo tutti noi con la programmazione così a fare reti neurali. Cioè, non voglio sapere ovviamente come si fa una rete neurale, però proprio concettualmente non, è una cosa che non arrivo a vedere come entrano in Allora, relazione queste. una rete neurale, in realtà se volete la costruiamo la settimana prossima, cioè ne facciamo una semplice, no? Basta fare la classe nodo, no? La facciamo nel linguaggio che volete. Basta fare una classe nodo e questo nodo che cosa c'ha? C'ha una probabilità dentro, no? Il problema è che questa probabilità si modifica col passare del tempo in base ai risultati. Ora, il problema è che una rete neurale generalmente ha milioni di questi nodi, no? Quindi la relazione tra questi è estremamente complessa perché questi nodi sono disposti in stage, no? Cioè ci sono nodi che sono input di altri nodi, che sono input di altri nodi e così via. No? E sostanzialmente modificano le proprie probabilità di risposta perché diciamo che una rete neurale in linea un nodo in linea di principio in partenza fa 50 e 50, cioè no? Risponde 1 o 0, no? Su qualsiasi input gli dai, no? Se però tu cominci a dire no, guarda che qua è sbagliato, allora lui comincia a modificare le cose in maniera da dare il risultato giusto in uscita. Allora tu pensa un attimo che le reti neurali sono come una configurazione di bit in ingresso, no? Che deve dare una configurazione di bit in uscita. Ok? Allora tu provi la prima volta, non succede niente. Dici no, non è così. Ok? Allora poi, ok, fai tutto il processo reiterativo di riprovare e riprovare modificando le percentuali fino a quando. Cioè è un approccio forza bruta. Cioè insisti, insisti, batti la testa. D'altra parte. Veramente il cervello funziona così, nel senso che noi impariamo a forza di sbagliare, ok? Quando la rete neurale è educata, allora tu puoi cambiare l'input, puoi fare quello che ti pare, lei darà delle risposte adeguate, Ok, capisci? però non Se c'entra niente con la complessità questo, è la complessità. Beh, il problema è che se tu una rete neurale è sufficientemente complessa, tu non riesci a seguire tutto. La rete neurale si alimenta da sé in qualche modo. Questo fa parte della complessità, ok? Tu gli stai soltanto ponendo il problema di avvicinarsi al risultato finale, a quello che tu vuoi. Capisci quello che voglio dire? Sì, ho capito, ho capito. Vabbè, se volete ne possiamo anche parlare. Vorrei fa fare il passaggio cioè dei tipi e degli algoritmi perché è importante. Cioè, le reti neurali sono una cosa abbastanza nuova e naturalmente sì, si possono usare. Tra l'altro, in questo momento si usano molto
affiancata all'elaborazione numerica dei segnali, cioè come si fa ad aiutare l'elaborazione numerica, perché l'elaborazione numerica dei segnali è molto stupida da un certo punto di vista. Bisogna dargli dell'intelligenza e si fa molto, per esempio, nella costruzione di strumenti musicali elettronici che si comportino, no? Che ne so, io adesso abbiamo quello seminario di Uncini, ne ho visto uno sulla modellizzazione del Fender Rhodes, no? Del pianoforte elettrico, che tu dici, boh, invece è una roba complicata e che si risolve con sistemi neurali a monte del sistema di elaborazione numerica. Vabbè. Insomma, cose di questo tipo. No, i sistemi complessi, da un certo punto di vista, sono un'altra cosa, sono una forma matematica di modellizzare fenomeni complessi. Cioè, per esempio, ci sono una serie di cose, cioè, per esempio, attrattori. Cioè, sistemi che hanno dei poli in cui scoppia tutto, oppure o dei zeri in cui c'è un buco. Quello che ho fatto ad esempio sono dei semplicissimi sistemi dinamici complessi, semplici perché vabbè, erano abbastanza No, semplici. ma appunto la questione è che questa roba qua. Cioè, l'informatica può modellare questi sistemi, ma per esempio una roba sulla quale si usa tantissimo sta roba qua è l'animazione, no? Tu, Ok. nell'animazione tu devi fare i miei capelli, i miei capelli sono un sistema complesso, se lo devi fare capello per capello non ci arriverai mai, capisci? E quindi ti serve un sistema che ti dice, beh, guarda, questo sta messo così, questo sta messo cosà, no? E tu adesso oggi vedi, i capelli sono una delle cose più complicate, i capelli, ciuffi d'erba, no? Sono una delle cose più complicate da fare nell'animazione. Se tu guardi come sono fatte adesso, fanno paura, no? Gli animali con i peli, cioè queste robe veramente super, iper realistiche. No? Però tentano di modellare comportamenti della natura. Sì, E belli. Comunque, ok. che non sono, cioè, il problema è che modellare con la meccanica tradizionale, cioè con la meccanica galileiana, la meccanica newtoniana, non è abbastanza sofisticato, no? Per esempio per l'animazione, per modellare in maniera, cioè tu puoi modellare, ecco, come facevano i giochi di una volta, la pallina che batteva, rimbalzava, ecco, quella la meccanica galileiana ti basta, no? Ma se devi fare appunto un cinghiale che corre e simulare con tutti i peli che si muovono e tutto quanto, quello magari non ti basta, ti serve qualcosa di più. No? Va bene. Però questo per esempio ha una buona, diciamo, dal punto di vista musicale può avere delle. Perché la complessità dei suoni, per esempio, è una bella problematica, no? Sì, è la nostra, forse è proprio la nostra, una delle nostre Beh, prime certo, problematiche. noi possiamo applicare i sistemi complessi a creare suoni interessanti, per esempio. Cioè, far sintesi additiva è complicato ma semplice, far sintesi additiva è interessante. Diciamo, far sintesi additiva è semplice, farla interessante è difficile. Non glielo dire a Giulio che è appena passato dalla sintesi additiva a quella granulare perché si è stufato. Dopo è arrivato Già la così. al 35esimo armonico, ha detto basta, faccio un altro modo.
vabbè, perché Vabbè, tanto non sa farne una né l'altra, quindi siamo a posto. Cioè, risolto. non ha perso niente. Però abbiamo tanti compositori che casinte se di diva, appunto. Sono le strategie, no, sono le cose. Oggi parlavamo proprio di quelle strategie che poi riuscivano a far rendere musicale il tutto, no? Di Stockhausen, di altri. Vabbè, i musicisti sono È musicisti, proprio insomma. quello che manca. Appunto, io ve l'ho detto, dovete ascoltare 2 ore di radio Soviet tutti i giorni, se no non si va da nessuna parte. Va bene, ragazzi, è stato un vero piacere. Mi pare di capire che il corso di fondamenti di informatica è prossimo alla chiusura per esaurimento clienti. Va bene. Dovrebbe essere, come si dice, sì, l'iniziare, però sta diventando un pochino, si sta reiterando la base di partenza.